Buongiorno a tutti ragazzi, e oggi andiamo a trasformare questa Gloria Phone Master da, diciamo, questa a una cosa un pochino più utile e facilmente maneggiabile, cioè a questa, ovvero aggiungere una valvolina che ci permetterà di collegare la Phone Master al compressore tramite questo, per esempio, una pistola per gonfiare gli pneumatici. Così almeno otterremo un risultato migliore, forse anche una schiuma più densa, ma più che altro non dovremo stare lì sempre a pompare e a ricaricare. Ovviamente trapano, Phone Master o comunque una pistola spray qualsiasi tipo questa. Vedete la modifica è questa. Ovviamente queste valvoline, di cui vi metterò il link ad Amazon, che costano circa 8,70 euro e sono di ottima fattura, sono tedesche tra l'altro. Poi abbiamo bisogno ovviamente delle punte per il trapano, e io ne ho dimensioni tipo da 8 a 9, 9,5, 10, 10,5 e 11, perché questi hanno un diametro di circa 11,3 mm. E quindi vediamo di fare i buchi in maniera progressiva, tanto per non fare dei casini o comunque non dare poi delle forme strane al buco, ma appunto facendo che sia il più preciso possibile, tipo questo. Per prima cosa quindi possiamo tracciare con una matita dove vogliamo eseguire il foro. Io consiglio di eseguirlo nel punto più alto possibile della lancia, in maniera tale, cioè, da non andare a interferire con il liquido quando lo inseriremo all'interno. Quindi io tipo farei una cosa tipo qua in questa zona, non so se si vede bene, che penso sia appunto la migliore per fare questo genere di operazione, come appunto fatto in questa. Quindi smontiamo la foam e iniziamo a appunto scegliere il punto. Io penserei di fare una cosa tipo qua, quindi diciamo lo vado a segnare leggermente, tanto per avere io un'idea personale di dove debba essere, tipo così. Tanto l'ingombro interiore alla fine che si va a creare è solo questo, diciamo da qui circa a qui, quindi non è che andrà ad interferire con, diciamo, il pescaggio della foam. Per quello, diciamo, ci sono ben pochi problemi. Quindi andiamo ad effettuare il foro. Allora, andiamo ad eseguire il foro, sperando che si veda qualcosa di lì, sperando di non sfondare tutto. Ah, ovviamente iniziamo con la punta da 8, che ovviamente non fuora niente perché ha la punta un po', diciamo, sfondata. Ci siamo quasi, penso. Ovviamente la plastica qui si squaglia tutta. Diciamo che intanto questo foro è venuto. Ora, ecco, cambiamo la punta. Passiamo alla 9. Perfetto. Passiamo alla 9 e mezzo. Perfetto, sta venendo sempre, diciamo, più preciso. Passiamo alla 10. Ottimo. Tanto per avere un piccolo riscontro, proviamo ad inserire questa all'interno. Ma solo così per vedere di non essere già andati oltre il suo diametro. E no, siamo ancora ben dietro. Allora passiamo direttamente a 11. Il buco è venuto, diciamo, discretamente. Al massimo proveremo a ripassarlo un filino dopo e vediamo se entra la valvola o se è stato fatto del casino. Diciamo che forse un pelino ancora andrebbe allargato, forse. No, invece no, è perfetto. Ora vi mostro in maniera migliore.
praticamente riuscire a carteggiare un filino anche all'interno in maniera tale che anche la guarnizione aderisca in un modo migliore. Ci vado a dare una passatina. Ci siamo ragazzi, il foro è venuto diciamo bene, dai. Proviamo ad effettuare il montaggio. Allora, vediamo se con una mano riesco. Introduco questo all'interno. Cerco di premerlo affinché la parte esca fuori. Vediamo se il dentro è andato a contatto in maniera corretta. Mi sembra di sì. Andiamo ad inserire la rondellina, quella di plastica, dalla parte dritta, perché c'è la parte dritta e una stondata. Così. Inseriamo quella su cui deve andare a battere. Che deve andare a battere quella di plastica. Poi bisogna avvitare questo. E il gioco è fatto. Volendo uno per fare una cosa proprio fatta bene, potrebbe provare a tenere fermo dentro con un piccolo cacciavite la parte interna e ruotare questo, magari aiutandosi anche con una chiave. Comunque qui si fa così, si avvita questo, tac, il gioco è fatto. E niente, il lavoro è questo. Semmai ora finisco di serrare il tutto e poi facciamo una prova. Ecco ragazzi, sono riuscito a trovare il nastro che intendevo e l'ho avvolto. Ora lo arrivo ad inserire e poi lo serro. Allora, perfetto, ci siamo, l'abbiamo serrato, è venuto un lavorino perfetto e mi sono anche aiutato tra l'altro con una chiave esagonale. Ora proviamo ad andare a riempirlo e a vedere che effetto fa. A 1,25 litri, un filo sempre sotto la valvolina che abbiamo installato e lo andiamo a chiudere. Ora accendo un momento il compressore e si prova un po' a vedere che accade. Intanto va bene, la impressione ci rimane, quindi vuol dire che è già una cosa buona. Proviamo a vedere se vai andare perfetto, va. E ora attacchiamo il compressore. Andiamo ad inserire. Perfetto, ci siamo, abbiamo inserito il tutto. Va a funzionare, funziona. E allora, ora vi faccio vedere. Il montaggio alla fine penso che chiunque abbia mai usato un manometro lo sappia usare. Si inserisce qua e il gioco è fatto. Quindi con una mano tengo questo e ovviamente con l'altra tengo questa, è l'unica limitazione che ho. Potrei comprare un piccolo compressore portatile a batteria, però sinceramente io avendoci il compressore mi sembra avere poco senso spendere altri 50 euro per un compressorino a batteria, comunque ve lo potrei lasciare linkato. Il lavoro è lo stesso e magari potete fare un montaggio per attaccarlo direttamente qui e avere una cosa ancora più portatile. Facciamo un test. Ragazzi, questo è praticamente quello che viene fuori. Cioè, più che altro il risparmio è in termini di tempo, perché praticamente a fare tutta la macchina così ci ho impiegato un paio di minuti, nemmeno. Quindi insomma è stata una cosa abbastanza rapida e via. E il tutto è riuscito in maniera ottima. Andiamo, mi è sciacquata. Poi si può vedere benissimo l'effetto di Cupido. Vabbè, uno può essere solo soddisfatto in questi casi.